Il rapporto tra paesaggio, stili di vita, cibo e sistemi produttivi è ciò che più e meglio rappresenta la Toscana, una regione che, promuovendo e incentivando il rapporto tra centri di ricerca e imprese, ha fatto del sistema agroalimentare un modello di eccellenza. Sono più di 30 i progetti che la Regione Toscana ha recentemente promosso e finanziato per incentivare e sostenere la ricerca sui prodotti agroalimentari e anche per migliorare la salute dei cittadini. Il Sistema Toscano, fondato sul connubio tra know-how privato e centri di ricerca pubblici, ha supportato progetti che consentono di integrare le competenze delle imprese toscane del settore primario e della trasformazione con quelle degli Atenei di Firenze, Pisa e Siena e altri centri di ricerca del sistema regionale. È ormai noto che alcuni prodotti agroalimentari contengono naturalmente sostanze dotate di qualità terapeutiche o preventive per alcune malattie. Per questo, molti progetti finanziati dalla Regione Toscana indagano sulle proprietà salutistico-nutrizionali degli alimenti. In questo modo, le ricerche hanno una duplice utilità. Da un lato sostengono lo sviluppo della nostra agricoltura e delle imprese di trasformazione. Dall'altro offrono al consumatore un'ampia possibilità di scelta sia in termini di gusto che di valore nutrizionale e salutistico degli alimenti. Moltissimi sono gli esempi in questo ambito. La ricerca infatti si concentra su prodotti agroalimentari già noti e largamente diffusi, così come su alimenti con particolari proprietà funzionali e perfino su alcuni tipi di insetti. Tutto questo viene posto in relazione con effetti certi o potenziali su malattie del sistema cardiovascolare, delle ossa, alcuni tumori, allergie alimentari, diabete e più in generale con un'azione antinfiammatoria e antiossidante. Avere la certezza che ciò che si mangia non fa male è un diritto irrinunciabile per i cittadini. Per questo è fondamentale investire nello sviluppo di nuove tecnologie che contribuiscano ad aumentare il livello di sicurezza e, perché no, anche le qualità organolettiche del cibo. Per ottenere questi risultati, i progetti regionali utilizzano metodologie di natura informatica e applicazioni pratiche della fisica e della biochimica su una vasta gamma di prodotti come birra, latte, succhi di frutta, olio extravergine di oliva e polline d'api. Una completa e documentata conoscenza sull'origine di ciò che mangiamo consente di tutelare le nostre produzioni agroalimentari dalle contraffazioni. Al tempo stesso, fornisce al consumatore informazioni sulle caratteristiche organolettiche del prodotto e sul suo rapporto con il territorio di origine. La tracciabilità è dunque un tema di fondamentale importanza per la valorizzazione dei nostri prodotti di eccellenza. E la ricerca sta mettendo a punto tecnologie di comunicazione ed analisi di laboratorio innovative a tutela dei cittadini, ma anche delle imprese che operano nel settore. I progetti finanziati dalla Regione, che si occupano di tracciabilità, si dedicano in particolare a vino, pesce, tartufo, olive ed olio, zafferano, cavolo nero e ciliegie. L'intervento della Regione Toscana in questi ambiti vuole essere un sostegno a sviluppare e innovare la produzione agricola e agroalimentare della Regione, riferita in particolare a quei prodotti che hanno un ruolo protettivo e preventivo per la salute dei cittadini. Vuole costituire un'occasione di crescita per le nostre istituzioni scientifiche, ma anche un'opportunità per i giovani ricercatori nella prospettiva della loro occupazione. Sto svolgendo il dottorato di ricerca nell'ambito di uno dei progetti finanziati dalla Regione Toscana. Questa esperienza mi sta permettendo di mettere a frutto le mie competenze, di acquisire nuove conoscenze, grazie anche alla multidisciplinarità del progetto, che mi consente di affrontare certe tematiche da diversi punti di vista. Inoltre la presenza dell'impresa all'interno del progetto è molto importante, perché mi consente di confrontarmi con una realtà produttiva e quindi di applicare la mia ricerca per la risoluzione di problemi reali dell'impresa. Per quanto riguarda il futuro, spero che questo rappresenti un punto di partenza per la mia carriera, sia in ambito di ricerca che in quello dell'impresa.
Thank you.